Iniziamo. Allora, salve a tutti, ben ritrovati. Oggi proseguiamo con la nostra rassegna itinerante, filosoficamente, riflessioni sul pensare e sull'agire. Come voi sapete, siamo alla settima edizione e fra l'altro quest'oggi all'ottavo seminario. Questa è un'edizione piuttosto lunga che abbiamo deciso di fare con il corso di laurea e con il coordinamento scuola università, soprattutto per venire incontro a necessità determinate ai noi dal Covid. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi, di ascoltare la professoressa Daniela De Leo sul tema La cittadinanza e le sue strutture di significato. La professoressa, ricordo a tutti, per chi non la conoscesse, ma molti di voi la conoscono perché è sempre molto presente nelle scuole, si occupa di filosofia teoretica, di filosofia della conoscenza e di didattica della filosofia, è parte attiva del nostro corso, è responsabile di tanti progetti, di tanti PON, di tante cose, insomma, che lei fa con le scuole, tante iniziative preziose. Io sono particolarmente felice che abbia deciso quest'anno di farci il regalo, insomma, di un suo seminario, anche perché lei sa quanto sia apprezzata da tutti noi e perché poi ha un occhio particolare, soprattutto in virtù della relazione continua con le scuole e con gli insegnanti. Allora, io non posso che passare subito la parola alla professoressa per ascoltarla. La ringrazio per la sua partecipazione, lo farò anche alla fine. Ricordo a tutti gli insegnanti di non dimenticare di firmare il foglio delle presenze. Io vi ho anche linkato il collegamento in chat, apriremo le domande non appena la professoressa avrà finito il seminario. Quindi a te la parola, Daniela, e benvenuta, grazie. Grazie a voi, grazie vicepresidente del corso, le parole che hai usato sono troppo non meritate assolutamente. E buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buongiorno ai ragazzi, ai ragazzi e agli studenti, spero che siate numerosi, buongiorno ai colleghi sia dell'università e della scuola. Detto questo, condivido subito il mio schermo, dovete soltanto dirmi se è visibile, aspetto un ok da parte del collega professor Ciracini. Perfettissimo. Adesso è visibile, prego. Allora, quello che vi propongo è un tentativo che vorrei fare insieme a voi per quanto riguarda la definizione della cittadinanza e le strutture di significato. Quando il collega professor Fabio Ciracini e il nostro presidente professor Igor Agostini mi hanno intercettata, mi hanno chiesto di presenziare a questo ciclo di seminari e l'ho fatto veramente con grande soddisfazione, mi è venuto in mente di proporvi il discorso della cittadinanza e la Costituzione, l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione per interrogare che cosa fossero queste strutture di significato. Il punto di partenza che mi sono chiesto è perché questo insegnamento non è impartito sia da docenti di diritto e di economia, ma anche da noi filosofi, quindi qual è quel quid in più che noi filosofi potremo dare a questo insegnamento? Ovviamente mi intendo nell'ambito dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione la possibilità che la relazione educativa, insegnamento, apprendimento sia altamente valorizzata. Cerchiamo di dare una definizione di quello che voglio dire. Innanzitutto collegarci e collocarci in un orizzonte di senso. Che cos'è questo orizzonte di senso? Nel momento in cui dovessi entrare in aula e volessi quindi svolgere un'attività di cittadinanza e Costituzione, dovrei far comprendere ai miei ragazzi in quale orizzonte di senso sono collocati, cioè il contenuto di questa materia, come deve essere indagato. Intendo questo orizzonte di senso di gadameriana memoria. Gadamer è un filosofo del Novecento, potremmo dire anche il padre, definirlo con il padre dell'ermeneutica, cioè con quell'arte dell'interpretare, del comprendere, del non prendere quindi passivamente ciò che viene da fuori, ma interrogarlo. E questo orizzonte di senso ha anche una duplice valenza, non soltanto un tendere verso questo orizzonte che ben sappiamo come linea sempre di più si allontana nel momento in cui io mi avvicino, ma non è un allontanarsi come un qualcosa di meta che può sfuggire, ma
è un andare verso, un tendere verso per apertura di altri orizzonti, cioè il tema della cittadinanza e Costituzione, l'insegnamento, questa tra virgolette disciplina di cittadinanza e Costituzione, secondo me va tensionato secondo degli orizzonti di senso. Quanti sono questi orizzonti di senso? Il collega è stato gentilissimo, mi ha fatto da tramite per farvi giungere una slide riassuntiva di questo percorso, nella quale il primo punto, proprio il punto zero di questa immagine, è l'orizzonte di senso, cioè io mi sto ponendo ad indagare questo spazio educativo, spazio relazionale, lo spazio di questo insegnamento di cittadinanza ed educazione dalla prospettiva educativa che ha come fondamento l'agire filosofico. Allora, qual è questo orizzonte di senso? Per poter determinare qual è il contenuto di questa azione educativa che dovrò compiere nell'ambito del mio insegnamento e qual è il contesto di riferimento, perché sto spostando l'attenzione, grazie alla prospettiva educativa della filosofia, non più a che cos'è la cittadinanza, non più quindi a determinare l'insegnamento di cittadinanza come un addestramento civico, come anche giusto, anche possibile, come una lettura della Costituzione, una comparazione della Costituzione ad altri normative, comunque ordinamenti, ma sto guardando questo discorso dell'insegnamento cittadinanza e Costituzione sotto l'aspetto dell'indagare chi è che costituisce questa cittadinanza. Non più che cosa sia la cittadinanza, ma chi è che fa l'azione per costituire la cittadinanza? Forse questa è la valenza indagativa con la quale il docente di filosofia può avere quel quid in più rispetto al collega di diritto e di economia. Cerco di essere ancora più chiara. Ovviamente la competenza chiave, e questo, su questo un attimo di parentesi voglio aprirla, di ogni insegnamento ha una finalità, che è quella di far raggiungere le competenze. In questo ginepraio del normativo nel quale ci hanno proprio catapultati come docenti e quindi anche, ahimè, come studenti, il concetto chiave è far raggiungere al nostro studente, tramite l'insegnamento di, in questo caso, cittadinanza e Costituzione, delle competenze. Che cosa si intende come competenze? È importante intenderci proprio per mettere i tasselli anche nel nostro dire in modo ben articolato. Certamente qualcuno potrebbe subito dire: ok, le competenze sono delle abilità. Ok, non è soltanto questo. Vi suggerisco anche una lettura, mi rivolgo soprattutto ai colleghi, ai docenti di filosofia, colleghi, una lettura del Ripensare le competenze filosofiche a scuola di Annalisa Caputo. E dobbiamo ripensare questa dimensione della competenza, perché competenza non è soltanto abilità. Competenza è una combinazione di conoscenze, importantissimo per rendere competente il mio studente, lo devo rendere conoscitore di. Per rendere abile il mio studente, lo devo rendere partecipe di un saper fare, capace di un saper fare, ma è questo l'aspetto che anche fenomenologicamente, husserlianamente, un altro filosofo del Novecento, Edmund Husserl, attenziona particolarmente: l'atteggiamento e la postura. La competenza diviene quindi una combinazione sì di conoscenze, di abilità, ma anche di postura, di disposizione, quel husserliano avere intenzione di, quell'usserliano tendere verso. L'atteggiamento è proprio caratteristico della competenza e fa sì che la competenza di cui sto parlando, per la quale sto lavorando nell'ambito dell'insegnamento, in questa relazione educativa, non sia più una competenza del fare, ma una competenza dell'essere. L'atteggiamento descrive la disposizione e la mentalità, attenzione, non soltanto ad agire, nell'ambito quindi del discorso che sto portando, dell'insegnamento, ma anche a reagire. Questo termine a me è molto caro, soprattutto nell'ambito della didattica, perché
bisogna preparare i nostri studenti alla possibilità di reagire con altre idee, vedere altre prospettive di analisi dell'argomento. Quindi la competenza alla quale sto direzionando la mia attenzione è rendere competente il mio discente come conoscitore, come abile, ma soprattutto come disposizione, come atteggiamento. Se da un lato quindi siamo abbastanza abituati a scrivere con PTOF o comunque anche i nostri studenti in un compito in realtà potrebbero organizzare una mappa come questa per dire quali sono le competenze in maniera di cittadinanza e quindi collocare esattamente i concetti nella casella giusta, sarebbe interessante invece mettere in crisi il concetto proprio di competenza di cittadinanza, riportando il nostro studente a lavorare anche sulla normativa che ha istituito questo insegnamento. Una per tutti, un esempio per tutti potrebbe essere mettere in parallelo il DM del 139/2007, proprio perché i ragazzi devono interrogare quell'orizzonte di senso nel quale si trovano, altrimenti non riescono a determinarne le strutture di significato. Allora abbiamo un DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza, che se andiamo però a attenzionarle, comunque a leggerle, vedremo che sono delle competenze trasversali: imparare ad imparare, saper progettare, saper comunicare, collaborare, partecipare, agire con responsabilità, risolvere i problemi, imparare a collegare, verificare l'informazione. Cioè, che cosa sto facendo comprendere al mio studente ponendolo davanti a questo DM 139/2007? Che le competenze, quelle erroneamente, scusate, non è una critica alla normativa, ma erroneamente in questo caso vengono chiamate competenze chiave, possono diventare competenze trasversali, cioè competenze supporto di qualsiasi altro tipo di disciplina. Quindi l'insegnamento della cittadinanza e costituzione diventa formativo, diventa strategico. E far comprendere questo ai ragazzi non faccio altro che portarli ad una maggiore attenzione a questo tipo di insegnamento. La raccomandazione europea del 2018 per le competenze chiave per l'apprendimento permanente annovera, come si può vedere nel punto 6, la competenza in materia di cittadinanza. È una competenza chiave, ma far riflettere il mio studente su questa raccomandazione europea del 2018 fa comprendere che il contenuto che dovrei trasmettere nell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione non può essere limitato soltanto alla Costituzione italiana, ma deve essere un'ermeneutica, uso questo termine, diplomatica tra la nostra Costituzione e gli altri ordinamenti, ma anche un'ermeneutica interpretativa, in modo tale da interpretare la Costituzione normativa in riferimento allo spazio che sta normando. Questi sono degli espedienti, ovviamente i docenti potranno sceglierne altri, sono soltanto degli esempi, ma per farvi capire che devo portare, secondo il mio punto di vista, che spero vi possa interessare o comunque suscitare anche un dialogo, possa portare ad una competenza di cittadinanza che sia proprio la creatività critica. Che cosa intendo con questa creatività critica? Devo far sì che il mio discente possa interrogarsi e quindi possa determinare una conoscenza su chi è il cittadino, quindi sull'essere del cittadino. Io sto parlando con studenti che sono cittadini, cioè devo calare questa visione dello studente nel concreto spazio della cittadinanza. La cittadinanza non è un qualcosa di astratto, non è un meta, ma è qualcosa in cui lui è già costitutivo e con la sua azione costituisce. Perché il mio studente possa acquisire un'abilità, che è quella della partecipazione attiva. Nella normativa vigente, noi benissimo, soprattutto i docenti lo conoscono benissimo, questi due termini, attività e responsabilità, data al termine del cittadino, la cittadinanza attiva, la cittadinanza responsabile. Perché non siano degli aggettivi posti così aleatori,
devo far sì che il mio ragazzo diventi abile nella partecipazione attiva, che assuma un atteggiamento di responsabilità. Come posso fare? Certamente devo metterle in condizioni, ecco perché secondo me la cittadinanza e Costituzione come insegnamento dato o assegnato al professore di filosofia può portare quel quid in più, perché per poter riuscire a rendere competente in questo modo, conoscitore abile ad assumere questo atteggiamento, io posso far menzione delle competenze prettamente filosofiche che sono indicate nelle indicazioni nazionali del 2010. Al punto 14 leggo: saper riconoscere e sfruttare elementi critici come risorsa per la soluzione dei problemi. Cioè devo far sì che il mio ragazzo diventi competente per riconoscere quegli elementi che sono costitutivi dell'essere cittadino, per poter poi partecipare in modo attivo e rendere responsabile. Arrivare a questa creatività critica, la filosofia ha veramente una sorgente di immagini che possono rendere l'immediatezza del concetto. E prendo quindi un aforisma di Nietzsche, 1886, vivere, vedere, ascoltare, sospettare, sperare, costantemente sognare cose straordinarie. Questa, secondo me, è l'immagine della creatività critica, la competenza fondamentale da far acquisire mediante la cittadinanza attiva o comunque la cittadinanza e costituzione come il discorso appunto di insegnamento. Vivere, abitare questo spazio che lui sta costituendo e proprio col suo abitare lo costituisce. Debba vedere, ascoltare, qui permettetemi una digressione in Husserl, cioè percepire, essere corporealmente, direbbe Merleau-Ponty, cioè essere nella sua carnalità ad abitare questa interazione dello spazio di cittadinanza, sospettare, i maestri del sospetto, è stato definito Nietzsche uno dei maestri del sospetto nel nostro Ricoeur, un altro filosofo del Novecento, anche lui nell'ambito della strada dell'ermeneutica. Sospettare vuol dire interrogare, vuol dire indagare. Devo far sì che il mio ragazzo indaghi, interroghi, per poter sperare e costantemente sognare cose straordinarie. Che vuol dire sperare? Per mettersi in prospettiva di cambiare, quindi non soltanto agire con le idee, ma reagire. Per sognare cose straordinarie non è qualcosa di assurdo, comunque immaginario, come se fosse staccato dalla realtà, ma quell'immaginario sempre husserliano, sempre della fenomenologia, che è la possibilità di vedere mondi possibili, di cambiare situazioni. Allora che cosa vuol dire? Di vedere in modo straordinario ciò che è ordinario, è quell'intuizione poi del genio che dovremmo riuscire a fornire comunque quel substrato educativo perché il genio nasca nel nostro studente. E allora attenzione, veramente attenzione, non anticipiamo mai il momento pedagogico, intendo pedagogico generale, formativo, del training, chiamiamolo come vogliamo, rispetto a quello della definizione degli orizzonti educativi e dei contenuti dell'agire educativo da essi sollecitati. È molto importante, sì, in questo periodo ho sognato anche dai nostri studenti di poter andare nell'aula di Montecitorio, nel Parlamento, questo era il periodo delle gite, delle possibilità di muoversi dalla propria città, quindi è fortemente, sì, formativo anche, però attenzione, non li portiamo in un Parlamento o comunque nell'aula del Comune per, tra virgolette, scaldare i banchi. Loro potranno sì posizionarsi, sedersi sugli scanni di questi parlamenti, potranno anche vestirsi come i parlamentari con giacca e cravatta i ragazzi, ma a questo punto se non determiniamo prima le strutture di significato di questa cittadinanza, se non li facciamo appunto interrogare, indagare che vuol dire questo spazio di cittadinanza, cadiamo in un adultocentrismo, cadiamo cioè in un aspetto prettamente formale e non sostanziale di questo stare nella cittadinanza e lavorare in questo insegnamento. Perché? Che cosa mancherebbe? Qualcuno potrebbe subito dirmi, è inutile che tieni sospesi questi discorsi, mancherebbe il far interrogare il mio discente sul problema della rappresentanza. Il discente che siede in quegli scanni e non ha definito con strutture, con categorie, con significatività che cosa vuol dire
essere là e quindi rappresentare un qualcuno, che vuol dire quindi lavorare proprio sul concetto della promessa, lavorare sul concetto della parola detta in pubblico, e quindi ecco perché secondo me l'insegnamento di cittadinanza e costituzione non può prescindere dall'insegnamento filosofico, non può, può essere accompagnato a quello del diritto, dell'economista, ma non può prescindere, perché sono temi da indagare attraverso delle categorie esistenziali. E allora, che cosa fare? Vari potevano essere i poli di orientamento per una proposta educativa che, ripeto, sia proprio fondamento per ogni agire pedagogico. Ne ho presi due riferimenti, nel filosofo Aristotele e nella filosofa Hannah Arendt. Ho posto l'accento su Aristotele perché grazie ad alcuni frammenti, e mi raccomando l'importanza di leggere direttamente i testi dei filosofi, e lo ripetiamo costantemente nell'ambito della formazione, è veramente importante che il ragazzo entri in dialogo diretto con i filosofi. Dialogando con Aristotele potremo far emergere come orizzonte di senso lo spazio della cittadinanza come spazio esistenziale. Dialogando con Arendt potranno comprendere che vuol dire abitare questo spazio esistenziale mediante le categorie e concetti dell'apparenza e pluralità. Vediamo un attimo che cosa voglio suggerirvi. E allora, quell'orizzonte di senso dal quale mi sto ponendo per guardare questo insegnamento di cittadinanza e costituzione, quindi la prospettiva pedagogica con la quale, dalla quale osservare la cittadinanza e determinare, interrogare, porre il mio ragazzo ad indagare per poi essere lui competente ad assumere quell'atteggiamento, lo spazio esistenziale della cittadinanza come un essere con e un essere per. Che cosa intendo? Lo start lo prendiamo dal nostro Aristotele. Sì, Aristotele è il primo che, per primo in rottura con la tradizione platonica, riesce a, potremmo dire, indirizzare, orientare la riflessione sull'agire dell'uomo. Se Platone aveva orientato l'azione dell'uomo, l'aveva privata, potremmo dire, dell'interesse, direzionata verso il valore della divinità, Aristotele invece recupera all'attenzione della ricerca filosofica lo specifico della prassi umana. Il valore dell'uomo non si esaurisce nell'essere totalmente dipendente dalla divinità, egli è autore del proprio destino ed ha un compito che gli è proprio. Qual è questo compito? È proprio questo interrogarsi nell'etica nicomachea e la filosofia delle cose dell'uomo, questo compito mediante il quale Aristotele, avendo separato la riflessione teoretica da quella pratica e nell'ambito di quella pratica avendo proceduto ad una distinzione tra etica e politica, determina lo spazio dell'azione, dà una dignità a questa azione. Qual è la dignità dell'azione? Cioè porterei così, tramite la lettura dei testi di Aristotele, a ragionare sull'azione e sul contenuto dell'azione umana, come per un suonatore, leggo testualmente da L'etica nicomachea, il libro primo, come il suonatore di flauto, per uno scultore, per un artigiano, e in genere per le cose in cui vi è un'opera ed un'azione nell'opera che ad avviso unanime risiedono il bene e la perfezione, similmente nell'azione umana devo ritrovare quello che è il bene supremo, dice il nostro Aristotele, quel perseguimento del bene supremo. E allora, avendo individuato e avendo dato un valore esistenziale dell'azione e un valore all'azione come dignità, potrei porre il mio studente a riflettere cosa si intende con uomo virtuoso, colui che persegue questa unica virtù. E nello spaccato che lo stesso Aristotele ci dà nella politica, sembrerebbe che, e questo spaccato mi raccomando anche lavorare molto sulle differenze, perché lavorando sulle differenze poi possiamo trovare quali sono gli elementi di congruenza di questi poli che trattiamo però in maniera differente, perché da una parte il ragazzo si troverà tramite le letture aristoteliche a determinare la
a chiedersi chi è l'uomo virtuoso e dall'altra parte, dall'altro polo, a chi è l'uomo cittadino. Sembrerebbe e apparentemente lo fa veramente, lo fa nella politica, lo fa in maniera molto articolata, però rimane soltanto una differenza per determinarne l'identità esistenziale dell'uomo virtuoso con l'uomo cittadino. Fa questa differenza se la virtù del bravo cittadino è in relazione alla natura della Costituzione che regola la polis. Allora è chiaro che non potrà esistere un'unica virtù e del bravo cittadino, ma tante virtù quante sono le costituzioni possibili. Cioè sembra, come ben vedete da questa immagine, che l'uomo virtuoso è colui che persegue un'unica virtù, l'uomo invece cittadino è l'uomo che il cittadino deve perseguire tante virtù quante sono la Costituzione. Se da un lato potreste anche, a me interessa moltissimo quando lavoro con i ragazzi in modo tale che non sia un setting istituito quello che propongo, cioè già tutto bello confezionato, fatto sulla mia cattedra e nella mia stanza e poi proposto in aula, ma sia proprio questo fare istituente, l'argomentare, il dialogare, lasciare quindi varie vie di apertura interpretativa. Per riuscire a mettere, cioè, una relazione tra l'uomo virtuoso con l'uomo cittadino, una risoluzione, una via ce la dà il cittadino. Nel mentre lo scrivevo mi è venuta anche un'altra proposta di via che vi propongo con la slide successiva. L'uomo virtuoso e l'uomo cittadino vengono da Aristotele congiunti nella vita buona e nella cittadinanza, meglio detta nella compiutezza della vita è buona nella cittadinanza, dove nel momento che si individua il discorso della migliore politeia. A questo punto l'orizzonte di senso raggiunto, apparentemente raggiunto e quasi definitivo di questa concordia tra l'uomo virtuoso e l'uomo cittadino, diventa di nuovo un altro orizzonte di senso da aprire, perché c'è il discorso che cos'è la giustizia, qual è la migliore politeia, eccetera. Allora lo spazio della cittadinanza che pian piano il ragazzo sta argomentando in un dialogo diretto con, in questo caso, il filosofo Aristotele, diventa non soltanto una dimensione dell'agire, ma anche una dimensione etica. Leggo dal libro terzo della politica che la virtù dell'uomo e quella del cittadino nello stato migliore sono di necessità la stessa, di conseguenza l'educazione e le abitudini che rendono un uomo buono sono più o meno le stesse, che lo rendono adatto allo Stato e quindi al mondo. Un'altra idea che mi veniva nel parlare, questa è sempre la proposta aristotelica, questa sulla mia sinistra, sulla vostra sinistra, una proposta aristotelica in cui non ci può essere distinzione tra l'essere cittadino e l'essere uomo e confluire in quello che è la vita compiuta, il raggiungimento nella polis di questa felicità, quindi un andare avanti tra etica e politica, un interagire, si termina questo spazio della cittadinanza, uno spazio prettamente esistenziale. Mi venivano anche in mente questa proposta dell'etica nicomachea libro nono e dell'etica nicomachea libro decimo. In questo periodo soprattutto è sentito questa frase di Aristotele dai nostri studenti, la sentite veramente in una maniera importante. È senza dubbio assurdo anche il fare di chi è beato in solitario. Questa solitudine che stiamo avvertendo è questa esigenza dell'essere in interazione, dell'essere con gli altri, del condividere. Cioè l'essere virtuoso non può essere se non un essere con gli altri. È senza dubbio quindi assurdo anche il fare di chi è beato in solitario. Nessuno infatti sceglierebbe di possedere tutti i beni per goderne da solo, giacché l'uomo è un essere politico e naturalmente portato a vivere in società. Il giusto ha bisogno di persone verso le quali e con le quali agirà con giustizia, ecco il tema della giustizia, un altro tema generatore da aprire. E similmente anche il saggio, il valoroso e ciascuno degli altri uomini virtuosi, cioè faremo capire che in questa costituzione dell'indagine del chi è l'uomo, chi è questo essere che costituisce la polis, non si può, o comunque la cittadinanza detto in termini nostri, non può fare a meno di essere un essere con.
E quindi approdiamo nella riflessione di Hannah Arendt. Se il nostro Aristotele ha aperto questo spazio di significati e questa struttura di significato nella cittadinanza come uno spazio dell'esistenza dell'essere con, Hannah Arendt, per il mio, ci dà quell'essere per. Come fa? Dai suoi scritti prendo per tutti la vita della mente, Hannah Arendt lavora su due concetti molto interessanti, apparenza e pluralità. Apparenza qui non deve essere compresa nell'accezione negativa di finzione, di falso, quindi di svelamento, ma proprio invece di disvelamento. Cioè quando io ho esigenza, la mia azione non fa altro che svelare, è proprio costitutiva dell'esistenza umana. Leggiamo un attimo la vita della mente, dice che il mondo, Hannah Arendt, in cui gli uomini nascono contiene molte cose, naturali e artificiali, vivi e morte, caduche ed eterne, che hanno tutte in comune il fatto di apparire e sono quindi destinate a essere viste, udite, toccate, gustate, odorate ed essere percepite da creature senzienti. E quel nella fenomenologia noi diciamo che ogni cosa è una cosa per un qualcuno, per un soggetto, è sempre una coscienza di un qualcosa e in relazione questo qualcosa è sempre con una coscienza che lo percepisce. Cioè questa relazione dell'apparenza è costitutiva dell'essere umano, quell'apparenza di quel parlamentare in quello scanno del Parlamento. È un disvelamento, attenzione, di che cosa? Di un'azione. E ritorniamo a far discutere, indagare, riflettere il mio studente su che cos'è l'azione, cos'è l'agire e quindi disvelare il chi tramite l'azione. Attenzione, se da una parte quindi abitare questo spazio di interazioni dell'essere con diventa uno svelamento della mia azione, in questa natura dell'esistenza Hannah Arendt individua anche il concetto, la categoria interpretativa della pluralità come caratteristica fondamentale di ogni essere vivente ed in modo particolare dell'uomo. Leggo ancora la citazione dalla vita della mente: nulla di ciò che è nella misura in cui appare esiste al singolare, tutto ciò che è fatto per essere percepito da qualcuno. Quindi non posso parlare di l'uomo, ma di uomini. Gli uomini abitano questo pianeta, la pluralità, la legge della Terra. Questa pluralità che cos'è? Quindi l'essere con diventa disvelamento dell'azione che a sua volta diventa un essere per costituire questa pluralità dell'esistenza. E allora, i temi generatori possono così essere altri contenuti sui quali riflettere. Oltre alla Costituzione, io non lo sto cancellando il discorso della Costituzione né dell'altra normativa né di una delle regole civiche, non le sto cancellando, sto dando soltanto un a priori costitutivo a questi altri argomenti. E allora la parola è il tema generatore di questa azione che si svela. Il chi dell'azione è la parola detta in pubblico. Ritorniamo di nuovo in quegli scanni del Parlamento. Non è soltanto capire qual è il Parlamento, la Costituzione è importantissima, la crisi che stiamo vivendo, ma dare ai miei ragazzi lo strumento per comprendere, interpretare che cosa vuol dire prendere parola, che cosa vuol dire rappresentare, che cosa vuol dire fare azione, attenzione, che cosa vuol dire la promessa. Queste sono categorie interpretative che la filosofia può indagare perché abbiamo i filosofi che hanno lavorato su questi concetti e quindi possiamo avere una sorgente viva, una linfa vitale alla quale attingere, alla quale far attingere i nostri studenti, perché la promessa è la promessa che dura nel tempo e quindi un'altra categoria del tempo che si apre, perché l'apparenza non sia autosibizione o autorappresentazione, che ha un tempo duraturo pochissimo, breve,
non dura nel tempo, è un egoismo, è un io, perché questa apparenza di svelamento abbia i caratteri della promessa e perché no anche del perdono, secondo l'etimologia usata da Ricoeur, cioè della gratuità dell'azione stessa, finalizzata a quel bene supremo, a quella felicità compiuta di aristotelica memoria. Perché allora? Tutte queste interrogazioni e tante altre in più che potrebbero essere generate. Ma proprio per concludere questo mio intervento, è importante porre il nostro ragazzo a guardare questo spazio come una dimensione narrativa dove, usando sempre l'interpretazione ricoeuriana, lui conosce e si riconosce. Conosce la cittadinanza, ma si riconosce nella cittadinanza, anzi riconosce la sua narrazione della cittadinanza. In sintesi, riprendendo quello che vi avevo già dato come schema conclusivo, ponendomi da questa prospettiva filosofica, io posso porre l'attenzione, il faro per attenzionare e determinare lo spazio secondo una prospettiva della vita buona, della vita compiuta aristotelica, dell'eudaimonia, dell'aspirazione ad una vita buona con e per gli altri, del concetto della stima di sé, dell'essere persona che si rivela nell'atto del manifestarsi nella pluralità. Qui metto, colloco quindi la riflessione aristotelica e la riflessione arentiana, per giungere poi a determinarne il contesto sul quale il ragazzo devo portarlo a riflettere, un contesto in cui la cittadinanza non è un qualcosa astratto, ma diventa uno spazio pubblico, diventa un luogo storico, diventa uno spazio politico, politico cioè costruito dagli uomini nella loro tensione al raggiungimento della vita compiuta. E infine, ho così determinato i contenuti, i temi generatori che devo indagare prima di qualsiasi momento pedagogico altro, che sono i contenuti della parola, dell'agire, della promessa, del perdono, dell'accoglienza e dell'intergenerazionalità. Che cos'è questa intergenerazionalità? È un po' una specie di un nuovo umanesimo, riporre di nuovo i miei studenti come i nani sopra la spalla di questi giganti, giganti che sono appunto i nostri filosofi. Infine, ed è ultima slide, determinare insieme in questo setting istituente lo spazio di sviluppo di un'azione formativa, perché veramente il mio discente sia responsabilmente disposto ad atteggiarsi verso questo spazio, a costituirlo e a riflettere mentre lo costituisce. E quindi lavorare sull'educazione alla parola dialogica e trasformativa, sull'educazione all'agire, all'etica della promessa, all'etica del perdono, alla dinamica del dono, alla dinamica dell'accoglienza, alla dinamica intergenerazionale. Io ho concluso e vi ringrazio della pazienza che avete avuto. Grazie, grazie Daniela De Leo, grazie alla collega De Leo. E io ho appena aperto alle domande e non mi priverò del privilegio di poterne fare una, anche perché devo prendere un po' di tempo affinché quelle classi possano organizzarsi. Allora, io innanzitutto devo dire che mi darei dell'asino da solo, perché queste sono tutte cose che io, come ben sai, non conosco bene, la questione delle competenze, la questione, insomma, le vivo in maniera laterale per via, insomma, di mia moglie, perché insegna anche lei nelle scuole superiori, ma ho delle forti difficoltà e anche delle forti perplessità rispetto a tutto questo, questa nomenclatura, che è piuttosto complessa, come la professoressa De Leo ha mostrato, no? Ci sono vari tasselli che vanno incastrati, che non vanno sovrapposti, che vanno anzi distinti, la questione della competenza relativa all'abilità non sganciata dalla conoscenza, ma nemmeno sganciata dal saper fare. Insomma, come vedete, non è proprio un esercizio verbale, è qualcosa di più.
e ovviamente ci vogliono le competenze per insegnare le competenze a loro volta. E qualche insegnante mi ha già chiesto il tuo indirizzo, io lo scriverò poi in chat, ma è quello ufficiale, perché il nostro è sempre nome.cognome@unisalento.it, quindi quello della professoressa è daniela.deleo@unisalento.it. E allora vengo alla domanda. È una domanda un po' cattivella, però insomma la professoressa saprà rispondermi con grande capacità come al solito. Che cos'è che mette in crisi realmente il concetto delle competenze? Quali sono le maggiori difficoltà? Sia da un punto di vista, e questi sono i due lati che vorrei indagassi, Daniela, sia da un punto di vista del, come posso dire, del quadro normativo, no? Perché poi le varie trasformazioni, le riforme, micro riforme, hanno un po' scassato, hanno un po' destabilizzato. Adesso io dicevo scassato, ma pensavo una cosa un po' più diciamo che hanno un po' messo in dissesto, diciamo così, il quadro organico di riferimento con il quale è nato poi insomma questo tipo di riforma. E poi, da un punto di vista pratico, in modo proprio da calarla, no, proprio nel contesto classe, secondo me quello è fondamentale. Questo è un seminario molto rivolto ai docenti, avrete notato, no? Abbiamo sentito l'esigenza di declinarlo soprattutto in relazione ai docenti, ovviamente anche ai nostri studenti. E quindi vorrei che focalizzassi l'attenzione sulla questione delle competenze. Quali sono i punti di crisi fondamentalmente, sia da un punto di vista del quadro normativo, sia quando sono calati nella realtà del contesto classe. Grazie Daniela. Ok, e grazie a te, grazie anche di queste domande, perché mi fai anche aprire un altro discorso, quello delle competenze. Qual è l'errore, qual è la difficoltà? Le competenze, allora, da un lato possono essere scevre, quindi non ancorate alle conoscenze. Questo è un grande, grande danno, perché comunque nella normativa il fatto di parlare sempre di abilità ha portato che le competenze, ecco, questo correre al fare prima del sapere. E come dire, metto direttamente in cucina, come dei master chef attuali, no? Metto questi ragazzi e vediamo come se la cavano, poi facciamo tutta la teoria. No, è importantissima la conoscenza e anche gli ambiti della conoscenza. E l'altro discorso, quindi proprio in generale, troppa confusione tra le conoscenze e le abilità e le competenze. Come ho cercato di dimostrare in quella slide, competenze è una combinazione di vari elementi. E poi aggiungo anche gli atteggiamenti, che qualcosa di importante ci compete proprio, è questa postura, il poter reagire anche, altrimenti la normativa è un caos, l'hai definita destabilizzante, poveri docenti, poveri colleghi della scuola, veramente sono in una confusione continua. E la confusione è ancora maggiore, oltre a questa quindi distinzione, che comunque il bravo docente, sicuramente i nostri saranno bravissimi docenti, riesce a mantenere nel momento in cui cioè riesce a inserirsi nelle conoscenze e sviluppare l'abilità e convergere nel saper essere dello studente. L'altra difficoltà normativa è proprio la confusione. La confusione, io sto guardando soprattutto le indicazioni del 2010 delle competenze filosofiche, c'è di tutto. Cioè c'è questo correre, questo rincorrere della normativa, oggi leggevo anche le circolari ministeriali, cioè rincorrere a voler mettere tanto, non arrivare all'essenziale. Diceva Pascal alla chiusa di una lettera provinciale, diceva: mi scusi per la lungaggine della mia lettera, non ha avuto tempo per fare la sintesi. Manca l'essenziale nello scrivere questa normativa, non è proprio una critica, però manca quell'aspetto dell'essenzialità. Allora che cosa succede? Che le competenze non sono più, cioè c'è una confusione, le competenze disciplinari diventano competenze trasversali. Se noi andiamo a guardare le competenze delle indicazioni del 2010, sono 14 le competenze relative alla filosofia. Sai quante, secondo me, sono prettamente disciplinari? 4, cioè 10 sono di tutto.
Per esempio, una delle competenze, le quattro secondo me che salverei sono logica, dialogica, ermeneutica e saper riconoscere la quattordicesima che ho nominato. Le altre sono espositive, argomentative, classificative, documentali, sono generiche. E allora, poveri docenti che vengono veramente sballottati tra competenze disciplinari che però diventano trasversali, come sono state appunto quelle di cittadinanza. In classe, come lavorare in classe, questo veramente, Fabio, dico, lo rimetto ai docenti, perché sono veramente bravi, sono loro i primi protagonisti. Noi facciamo molta teoria e ci va anche bene farla, possiamo sperimentare in prima persona se facciamo qualche percorso di PCTO e dare qualche consiglio delle classi, ma sono i docenti che sono in prima linea e sono veramente bravi. Perché devono districarsi tra questa abilità, conoscenze e questa normativa, IPTOF, i dipartimenti, la legislazione e comunque le tabelle date in un determinato modo. E quindi la parola la lascerei a questo punto a loro, in prima battuta, come fai in classe. Senti, adesso ti farò alcune domande e ti dovrò chiedere delle brevi risposte, anche se mi piacerebbe ascoltarti di più, perché... Scusatemi, sono logorroica, l'avevo già detto. No, invece vedo che sono sicuramente molto utili, soprattutto insomma ai nostri colleghi delle scuole superiori. Allora, la prima domanda anonimo. Sin dalla filosofia di Aristotele, la materia di cittadinanza è risultata fondamentale per gli uomini appartenenti a delle comunità. Cosa ne pensa dell'introduzione dell'ora di educazione civica nelle scuole superiori? Aggiungerei, perché c'è nell'altra domanda, come materia trasversale. Questa è la prima, ti leggo la seconda, il liceo scientifico del Giorgi Lecce. Quale sarebbe il ruolo dell'educazione nella formazione dei geni? Geni si nasce o si diventa, direi, o si educa a trovare dello straordinario nell'ordinario? Questa è una classica domanda, no? Dovuta all'educazione. Vabbè, mi fermo qui, poi vedo se... Sì, allora, sarò velocissimo. Certamente l'inserimento dell'educazione civica, o comunque della cittadinanza, diventa fondamentale nella trasversalità, cioè riuscire anche da parte dello studente di vedere queste dinamiche trasversali tra le varie discipline. Alla fine tutte concorrono, ovviamente, tutte le discipline concorrono a formare in primis la persona, ovviamente, e possono esserci però delle materie che concorrono ancora maggiormente a tenere le fila del discorso. Quindi certamente sì. Geni si diventa, ragazzi, secondo me si diventa, perché se si ha voglia di vedere cose straordinarie, nell'ordinario si diventa. Non si nasce geni, e quella mela caduta da quell'albero che Newton vede è proprio quella genialità di non accontentarsi a vedere cose ordinarie. Invece, per quanto ci riguarda come docenti, abbiamo una grande responsabilità a educarli a non vedere l'ordinario nell'ordinario, ma a vedere lo straordinario nell'ordinario. C'è un'altra domanda, non voglio insomma trattenerti molto, però queste domande sono interessanti, sempre dal liceo Comi, che faceva la domanda su Aristotele inizialmente. Oggi nell'era della post-verità è molto difficile capire come orientarsi a causa dei social, dei mass media che distorcono le informazioni. La filosofia come può orientare noi giovani in questa epoca? Mi permetto di fare una piccola correzione, più che mass media dovremmo dire new media, i mass media hanno una propensione top-down, invece questi sono più reticolari, ma lascio la parola alla professoressa, prego. Ancora una volta interrogare l'io, interrogarsi, narrarsi, conoscere per conoscersi, cioè non accontentarsi delle strutture di senso che danno gli altri, entrare nelle strutture di senso. Questo non vuol dire, attenzione, essere una monade, perché non vorrei che qualcuno comprendesse ci sono io che critico, c'è cioè il mio io, questo esagerato ego, no. E vuol dire riuscire a vedere anche dalla prospettiva dell'altro. Uso un attimo l'esempio dell'empatia, ma la vera empatia, quella di Stein, dove collocarci dalla prospettiva dell'altro, non metterci nei panni dell'altro. Quindi riuscire a vedere che ci sono altre prospettive del vedere e altre prospettive del vedere altro.
un esempio banale, davanti a questo computer io purtroppo vedo soltanto lo schermo di questo desktop, se dovessi spostarmi vedrei anche il dietro. E quindi avere questa capacità di essere io critico, ma quando sono io critico non è che perché critico Fabio Ciracini, il collega, ma perché in primis critico il mio modo di standardizzato, e di nuovo torniamo ordinario, di vedere sempre le cose. Molto bello proprio la capacità della filosofia che mi dà la possibilità di vedere altro, e perché noi testi dei filosofi, dialogare con loro vuol dire vedere altre prospettive dello stesso concetto, dello stesso tema. Allora chiederei alla professoressa, che è stata così, come posso dire, precisa, così anche esaustiva nelle risposte, di chiudere questa sua riflessione. Lo facciamo con ogni seminario, con un suo pensiero, con un aforisma di una... Te l'ho già preparato, perché così non mi trovi impreparata, sono una brava... Sarebbe molto difficile coglierti impreparata. Una brava studentessa. Allora la devo condividere, un secondo che la condivido, sì. Faccio così, lascio proprio a te la parola per chiudere con questo aforisma. Io approfitto per salutare invece i nostri amici, gli studenti, i colleghi, e ricordare che il prossimo seminario di mercoledì 10 febbraio 2021 sarà tenuto dal nostro amico e collega Stefano Marra. Il seminario ha come titolo Dal dialogo socratico alle professioni d'aiuto, il dibattito nella polis. Questa è occasione anche lieta per dimostrare come ci sia questa comunità di intenti intellettuale fra noi e i nostri colleghi delle scuole superiori. Approfittiamo insomma, di queste intelligenze per dare anche spazio a loro in questa rassegna che è comune, e con la scuola è fatta con loro, è fatta soprattutto insomma perché l'università non viva in una torrita verità autoreferenziale, no? Quindi approfitto per ringraziare Stefano, che sarà il prossimo relatore, e cedo davvero molto volentieri l'ultima parola alla professoressa De Leo con questa condivisione di questo pensiero. Prego. Allora, io vorrei concludere con questa frase di Einstein, ma prima di leggerla veramente ringraziare tutti, ringraziare soprattutto i docenti per il lavoro che fanno a scuola, e dire ai ragazzi di non accontentarsi di essere ordinari, ma di diventare straordinari. Ed Einstein, che è una allieva di Edmund Husserl, diceva che la pedagogia, quindi la formazione in generale, costruisce castelli in aria se non trova una risposta alla domanda chi è l'uomo, dalla struttura della persona umana. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Alla prossima, a presto, grazie.